Eccoci qua, ben ritrovati, una finestra sul mondo, è da un po' che manchiamo, ma insomma adesso siamo tornati più carichi di prima e oggi parliamo di un argomento insomma che ci interessa un po' tutti, ovvero l'amicizia. Eh sì, perché l'amicizia è fondamentale, no, per ognuno di noi, e questo lo abbiamo capito ancora di più durante l'isolamento del Covid. Infatti senza amici non si vive bene. Sapere di avere qualcuno con cui confidarsi liberamente, su cui porre la nostra fiducia, con cui è possibile fare delle esperienze incredibili, ecco, tutto questo ci fa stare meglio. Spesso ci si chiede se possa esistere, no, un'amicizia tra una donna e un uomo, e fino a qualche decennio fa sembrava qualcosa di impossibile. Oggi invece si è compreso che è fattibile un rapporto amichevole di due persone di sesso diverso. Insieme è possibile infatti affrontare meglio, no, i momenti di difficoltà, vedere le cose da differenti prospettive. Ma da quale età, insomma, si inizia ad avere degli amici? Beh, pensate che secondo alcuni studi, già a partire dagli 8-10 mesi, i neonati cominciano ad adottare comportamenti diversi con i coetanei a loro più familiari. Un rapporto poi sempre più profondo ovviamente si instaura crescendo. I ragazzi cercano degli amici non solo per stare insieme, per divertirsi, ma anche per conoscere meglio se stessi e il mondo che li circonda. E i genitori come devono comportarsi di fronte a tutto ciò? Beh, non è sempre facile, no, capire se è giusto intervenire nei rapporti di amicizia dei propri figli. In generale, bisognerebbe evitare di intromettersi eccessivamente, sarebbe necessaria piuttosto un'educazione, no, all'amicizia, affinché imparino a coltivare delle relazioni sane ed equilibrate. Quando questo non succede, c'è il rischio che inizino purtroppo a frequentare delle brutte compagnie. Un esempio è il seguente. Da alcuni anni ormai sono nate parecchie baby gang, ovvero gruppi di adolescenti che compiono atti di delinquenza. Il fenomeno è sempre più in crescita. E dunque che cosa si può fare, no, insomma, per evitare che tanti ragazzi vengano coinvolti in una gang? E beh, questa è una domanda che ha fatto il nostro inviato, che è tornato, anche lui a Rivarolo, splende il sole a Rivarolo, è tornato al mercato, ha intervistato un bel po' di gente. Guardate. Quanto è stata importante l'amicizia nella sua vita? L'amicizia è forse una delle cose più importanti. Tantissimi, tanti amici. Ok. Moltissimo, moltissimo, perché non avessi gli amici, con la situazione che ho a casa mia sarei proprio un po' handicappata. Abbastanza, senza l'amicizia non si può andare avanti, secondo me. Tanto, sempre. Sempre avuto tanti amici, quindi sempre. Sì, amici, conoscenti. Per poco tempo che abbiamo da vivere, bisogna sempre essere felici, no? Certo, Ecco. giustamente. Quanto è importante l'amicizia nella mia vita? Tanto, tanto. Secondo lei è possibile l'amicizia tra uomo e donna? Ma adesso sembra che è possibile. Non c'è più quella gelosia di una volta. Dipende dalla condizione psicologica dell'individuo, sia uomo che donna. Io penso di sì, ma deve esserci una predisposizione a questo tipo di amicizia. Sì, esiste, sempre se è un'amicizia vera. Se non è un'amicizia vera, no, non esiste. Sì. Ma oggi, già ai miei tempi, era possibile, oggi è naturale che sia così. Un uomo e una donna. È normale. Si inizia già fin da piccoli a coltivare delle amicizie. Come mai? Beh, per essere felici, per andare in montagna, al mare, girare. Ma sei giusto così? Se no cosa fai da solo? È perché siamo degli animali, animali da branco, e quindi da soli non riusciamo a vivere. Perché ci porta ad avere dell'amicizia? Perché è meglio avere un'amicizia da stare da sola, perché da sola ti chiudi in te stessa. Penso che sia la vita che ti porta ad avere amicizie con tante persone, perché se no, cosa fai? Ti chiudi in te stessa. Ma è un bisogno innato, penso.
è dovuto alla, a parte il carattere che ciascuno ha, ma è dovuto, secondo me, è una necessità, quindi nasce proprio dal cuore, dai sentimenti. È giusto che i genitori controllino i propri figli anche sul fronte amicizie? Se il ragazzo o la ragazza è in gamba, va seguito soltanto. Se invece, e più spesso succede, non lo sono, io penso che il genitore possa operare molto. Giustissimo! Poi non andiamo a controllare proprio, poi dipende chi figli hai, se sono bravo come i miei li controllavo poco, se sono disbelli devi un po' stare attento. Certo, certo. È giusto, io l'ho sempre controllato, è giusto. Sì, da una certa età in giù sì, dopo una certa età si può dare soltanto dei consigli. Sì, questo è importante perché... ci sono degli amici che non sono sinceri, poi ci sono degli amici che possono portarli alla rovina, secondo cosa pratica la gente. Sì, esatto, perché purtroppo non si sa mai le persone che girano intorno, se non le conosci, poi a volte anche se le conosci bene. Si può poi finire in delle brutte compagnie, come per esempio le baby gang, ovvero gruppi di adolescenti che compiono atti di delinquenza. Lei che cosa ne pensa a riguardo? Guardi, su questo devo dire che sono stata fortunata e non so dare un giudizio, se è colpa dell'amicizia, se è colpa della famiglia, di chi sia colpa non lo so. Fatto sta che io mi ritengo fortunata da quel lato lì, quindi... Non sono convinto che si possa fare un discorso a livello generale, però il più delle volte è dovuto a una carenza sia del ragazzo o della ragazza che dei genitori che non li hanno saputi guidare. E la famiglia, il posto dove vivono? Io vivo in montagna e dunque è sport, è sci e camminate, dunque non abbiamo, le scuole sono piccole. Invece nelle grandi città come a Parigi e nelle zone è normale che sia così. Non hanno controllo dei genitori, hanno diversi genitori, e magari i genitori sono già così. È tutta una... E poi c'è anche i ragazzi ricchissimi che fanno anche questo, figlio di dottore, figlio di ingegnere, però anche nel DNA. È per quello che bisogna stare attenti alla famiglia e ai ragazzini. Che i genitori hanno delegato a nessuno l'educazione dei figli e quindi loro hanno necessità di fare branco. Se ci fossero altro tipo di amicizie diverse non avrebbero necessità, si sentono deboli praticamente. E questo è una bella... non si può dire, non so come esprimere, perché ci sono delle brutte compagnie, poi secondo le ragazze, secondo come crescono, come delle... nella casa, come si comportano i genitori, come... secondo tante cose. Bene, grazie sempre al nostro inviato ovviamente per aver fatto queste domande. E allora abbiamo chiesto, insomma, abbiamo cercato di capire quanto sia importante, no, l'amicizia per una persona, e tutti hanno risposto, insomma, che l'amicizia è stata sempre una componente importante della loro vita. E poi per quanto riguarda l'amicizia tra uomo e donna, dicono che sia assolutamente possibile, anzi al giorno d'oggi ci sono sempre di più persone di sesso diverso che decidono di stare insieme ma senza avere una relazione, no, un semplice rapporto di amicizia. Poi per quanto riguarda il controllo sui figli, beh, questo insomma bisogna stare ovviamente attenti, la maggior parte ha detto comunque che è giusto che ci sia un controllo da parte dei genitori, ovviamente senza esagerare. Per quanto riguarda poi le baby gang, per chiudere, ovviamente tutti insomma sono d'accordo sul fatto che sia un qualcosa da evitare, cercare anche di capire quali siano i motivi per...
insomma, perché un ragazzo poi inizi a mettersi in una gang di questo genere. Bene, chiudiamo la nostra puntata con una frase. La frase di oggi ovviamente è di un grande pugile che tutti ormai conosciamo, che è stato Muhammad Ali, il quale disse: l'amicizia è la cosa più difficile al mondo da spiegare. Non è qualcosa che si impara a scuola, ma se non hai imparato il significato dell'amicizia, non hai davvero imparato niente. Bene, con questa bellissima frase ci lasciamo qui, ci rivediamo al più presto, grazie sempre per averci seguito e appunto a presto.